esiste in prima parte, invece dal giorno in cui ho incontrato Edoardo Santelia in Carne Os, nel centro di Napoli, conversando amabilmente, siamo arrivati ai massimi sistemi, in poche battute. E lui mi ha parlato di progetto di rivista che ha appena illustrato, suscitandomi una profondissima curiosità conoscitiva. Era la prima volta che sentivo, credo almeno la mia conoscenza scarsa in me, di una rivista a tempo, progettata in anticipo in ogni segmento e destinata a essere come una specie di labirinto con uscita fosse illusoria, una specie di cerchio davvero concentrico nel quale si entra, si passeggia, ci si aggira, si esce, ma in realtà non si uscita. Vi dico questo perché la mia sensazione, mi piacerebbe dirvi qualcosa su come percepisco, al di là del tema di cui parleremo, proprio questo oggetto rivista. Io credo che vado percepito nell'insieme e in ogni singolo uomo. Quello che mi ha detto Edoardo sembra dare l'idea di uno schema, e anche quello che sto dicendo io è estremamente complesso, razionale, dove nulla è lasciato al caso, eppure non è così esattamente. La scelta stessa delle coppie non è oppositiva, ma non è nemmeno disgiuntiva e non è nemmeno una terza cosa. Ci ho riflettuto a lungo, se le guardate c'è modo di meditare. Tutte le coppie sono scelte in un modo tale da dover fare un passo verso il significato di ognuno.